Ecco, se Di Maio guarda con favore ad un possibile governo di larghe intese, chiude decisamente su questo fronte invece il leader di Leo Grasso. Sostenere Di Maio la vedo dura. Pietro Grasso boccia il governo del programma proposto dai grillini e rivolto al PD dice il voto utile è per noi. Il voto utile è il voto che ha dato a sinistra, alla sinistra, cioè a Liberi Uguali, perché è il voto che darà voce a chi vuole vedere rappresentati i propri desideri, i propri sogni, ma anche quelli che sono i propri diritti. L'eguaglianza è un valore che noi propugniamo e porteremo avanti fino in fondo. Da Milano, Raffaele Fitto, in una manifestazione di Noi con l'Italia UDC, ricorda che la quarta gamba del centrodestra unito gioca un ruolo decisivo in questa campagna elettorale e ribadisce lavoro e famiglia prima di tutto perché conta il programma. Non si tratta di capire chi farà il Presidente del Consiglio in questo momento, ma che programma come coalizione presentiamo agli italiani. Noi con l'Italia UDC privilegiamo questo aspetto e siamo convinti che comunque la coalizione debba avere una sintesi che deve essere rappresentata da una figura moderata che possa dare una prospettiva di governabilità in chiave liberale al centrodestra italiano. Sul programma punta anche Salvini il giorno dopo la manifestazione di Piazza Duomo a Milano. Penso che l'Italia abbia voglia di tranquillità, di sicurezza, di lavoro, di un'immigrazione controllata. E tutto questo si fonda su radici cristiane che sono innegabili, quindi vedrò di ascoltare tutti e di coinvolgere tutti. Intensa giornata elettorale anche per i tre alleati del PD. Tenerla unita, farne una forza tranquilla, responsabile, legata a un'Europa cambiata, farne uno schieramento di centro-sinistra che prosegua nelle riforme necessarie a questo Paese. Più Europa chiede i voti per battere i nazionalisti xenofobi di Salvini e i sovranisti pasticcioni di Di Maio. Il giorno dopo l'unico governo che ci interessa è un governo europeista. Io credo che sia assolutamente necessario dare il proprio voto alla coalizione del governo Gentiloni. Civica Popolare sostiene questa coalizione e riteniamo che così facendo ci sarà l'autosufficienza. Comunque dobbiamo scegliere se il Paese vada in mano ai moderati o agli estremisti e agli incapaci. Intanto il numero